vivere di emozioni, vivere di trasporto, anche nei momenti difficili, sempre accanto alla maglia, oltre ogni categoria, perché quell'amaranto che alberga in ognuno di noi possa trascinare la squadra verso l'obiettivo ancora possibile. Buon pomeriggio amici sportivi e ben ritrovati allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, dove tra pochissimo andrà in scena per la settima giornata di campionato Serie D Girone I Regina 1914 e Licata Calcio, che si affronteranno in una gara che certamente per gli amaranto ha la necessità di centrare la vittoria per proseguire la rincorsa verso la vetta della classifica. Andiamo subito con le scelte di formazione. Lo aveva preannunciato in conferenza stampa il tecnico Rosario Pergolizzi, che avrebbe cambiato modulo. Così è stato: 4-3-3 per gli amaranto con Lazar, quindi Under, confermato in porta, difesa a 4 con Vesprini, Bonacchi, Girasole e Ciam, centrocampo a 3 rivisitato con Dall'Oglio dal primo minuto, Salandria dal primo minuto e il capitano Barilla, tridente offensivo composto da Nino Ragusa, Bruno Barranco e Alessandro Provazza. Risponde il Licata con un 5-3-2 con Rossi tra i pali, difesa 5 con Pertosa, Calaiò, Ferrigno, D'Antonia, classe 2007 e l'ex Maimone, centrocampo a 3 con Marcellino, Giannone e Lanza in attacco, il duo Minacori e Bonanno. Andiamo anche con le formazioni delle due squadre, delle panchine delle due squadre, con Martinez secondo portiere, si accomodano insieme a Pergolizzi, Adegio, Porcino, Urso, Laribbi, Forciniti, Curiale, René Luz e Perri per invece la panchina gialloblu, con l'allenatore Giuseppe Romano vanno Donato, Pino, Caramanno, Saito, Ongilio, Furina, Lamberta, Di Pietro e Lo Iacono. Consentitemi, in questa giornata di campionato casalinga per la Regina, un grande abbraccio alla Foggia Ultras, a tutta la Foggia sportiva, per la perdita, la grave perdita dei tre giovani tifosi rossoneri scomparsi nella trasferta di Potenza. Un grande abbraccio alle famiglie di Michele, Gaetano e Samuel, che guardano dall'alto la loro squadra del cuore, e noi li abbracciamo forte perché davvero il sentimento che ha unito l'Italia intera è davvero stato commovente in questi giorni, in questa settimana davvero molto triste. Mentre sventolano i colori amaranto nella tribuna ovest, presente sempre la curva sud, che non lascia mai da soli i colori amaranto, non lascia mai la maglia, non lascia mai la città da sola, anche oggi a sostegno degli uomini di Rosario Pergolizzi per una impresa ancora possibile, quella della rimonta sul duo Scafatese e Siracusa, nonostante il pareggio ottenuto contro la Cireale, che ha un po' frenato la rincorsa dopo la sconfitta in casa del Siracusa. La formazione di Pergolizzi adesso è chiamata ad accelerare, e non può essere altrimenti rispetto al ritardo che accusa in classifica. Terna arbitrale che sarà appunto composta dal signor Clemente Cortese di Bologna, con gli assistenti Thomas Jordan di Firenze e Christian Giannetti, anch'esso di Firenze. Quasi tutto pronto per l'ingresso in campo delle due formazioni, e tanta curiosità per capire come la formazione di Pergolizzi si sistemerà con questo 4-3-3 con Ragusa e Provazza, che compongono insieme a Barranco il trio offensivo. Ci sarà da recitare anche chiaramente un ruolo nella fase di non possesso palla, di sostegno e di aiuto al centrocampo, con Ragusa e Provazza soprattutto, che sono chiamati ad un lavoro di cucitura con il centrocampo quando il pallone ce lo hanno gli avversari. Regina Licata, che certamente rievoca
tanti ricordi, soprattutto targati fine anni 80, inizio 90. Intanto entrano le due squadre in campo, quando appunto in quel periodo Licata e Regina tornavano in Serie B nella stagione 88-89, 87-88, e in quella successiva invece duellavano addirittura per la promozione in Serie A con la Regina, che in quella stagione arrivò proprio allo spareggio perdendo i rigori contro la Cremonese. Tutto pronto adesso con le due squadre che fanno il loro ingresso in campo, con i due capitani Giannone e Barilla, che precedono tutti i compagni. Difesa centrale per la Regina con Bonacchi e Girasole, Bonacchi che torna centrale di difesa. Intanto la Sud chiede di dare il massimo in questa giornata di campionato. Iniziare un percorso che veda più coraggio e soprattutto più capacità incisiva all'interno del match. Si chiede certamente alla formazione Amaranto di comandare il gioco e di essere però anche incisiva sotto porta per portare a casa un numero importante di vittorie consecutive che servirebbe certamente agli Amaranto ad avvicinarsi alla vetta della classifica. Eccoli i tifosi della Regina sotto lo striscione curva sud, con la foto di rito, con alle spalle appunto i tifosi Amaranto. Quasi tutto pronto per questa settima giornata di campionato in Serie D. Maglia blu per gli ospiti con le strisce gialle. Classica divisa Amaranto per gli uomini di Pergolizzi. Si alza forte l'urlo della Sud, calcio d'inizio affidato alla Regina e nella fattispecie a Ciccio Salandria, pronto a dare il via a questo match. Partiti con Salandria e dà il pallone a Dall'Oglio, lancio lungo subito a cercare Nino Barilla. Ragusa prova ad arrivare su questo pallone, prima di lui Pertosa che libera, recupera adesso Marcellino che prova a lanciare e a innescare sulla corsa Minacori, che però viene anticipato. Fa buona guardia Ciam, adesso si va da Bonacchi, ancora Ciam, prova a liberare Ciam. Barilla difende questo pallone, glielo porta via però Lanza, rimessa laterale per la formazione di Pergolizzi ed è Barilla che mette in gioco subito i suoi con Salandria, Ciam. Bonacchi va da Girasole, c'è il lancio lungo adesso a cercare Barranco, la sponda, la combinazione con Ragusa, dentro l'aria Ragusa, cerca Barilla, il tiro, la deviazione, incredibile, non trova la porta Bruno Barranco. Sul tiro di Nino Barilla si è avventato come un falco Barranco, che ha trovato l'anticipo su Rossi, non ha trovato però la porta per pochi centimetri, con la sfera terminata alta sopra la traversa giallo-blu. Parte subito forte dunque la formazione di Rosario Pergolizzi e adesso c'è il pressing in zona d'attacco. Subito forte la Regina al minuto 2, la chance per passare in vantaggio, la combinazione Ragusa-Barilla, il tiro del capitano, sul tiro del capitano è intervenuto Barranco anticipando Rossi, non trovando però la porta. Salandria, Barilla,
Salandria ancora, Bonacchi, Vesprini, si apre Provazza per ricevere, viene pressato e costretto a scaricare su Girasole, autore di un gol pazzesco nel recupero contro la Cireale che ha permesso agli Amaranto di trovare il gol del pareggio nel finale. Ancora Barranco cerca Barilla, anticipato all'intervento di Ferrigno, ma è ancora la Regina che recupera il pallone e schiaccia il Licata nella propria metà campo. Sembra chiaro anche l'atteggiamento degli ospiti, quello di rimanere dietro la linea della palla, difesa. Le linee molto compatte tra di loro, cercando di non concedere tra le linee appunto lo spazio al trio offensivo Amaranto. Rimessa laterale, Barilla che di testa cerca e trova Provazza va da Barranco, anticipato all'intervento di Calaiò, ancora Barilla che recupera il pallone, Nino si appoggia su Vesprini, il cross di Vesprini sul secondo palo, non ci arriva Ragusa, prova ad arrivarci Ciam da quest'altra parte, il pallone però è troppo lungo e termina sul fondo. Ottima però l'intuizione di Vesprini, che ha messo un buon pallone con un cross tagliato sul secondo palo. Ragusa non ci è arrivato su questo invito del numero 19 Amaranto. Rimessa dal fondo per l'estremo difensore Rossi, quarto minuto di gioco, sempre 0-0 tra Regina e Licata. Buon inizio però della formazione di Pergolizzi, cerca di tenere alta la linea difensiva e di portare tanta densità dentro la metà campo avversaria. Lancio lungo di Rossi, il colpo di testa è di Dall'Oglio, ci va Provazza su questo pallone, attenzione, ci mette la testa Giannone, alzato la gamba nella circostanza Provazza, calcio di punizione già battuto. Marcellino che prova la profondità dove si inserisce, lanza il cross per Minacore, l'anticipo di Bonacchi va su questo pallone, però ancora lanza, la mette giù, arriva a rimorchio anche D'Antonio, il cross sul secondo palo, il colpo di testa del numero 14 D'Antonio, ancora Salandria a liberare, Ragusa non tiene questo pallone, ancora Ciccio Salandria che lotta sul pallone insieme a Maimone, alla meglio Salandria, si rifugia in fallo laterale Calaiò sulla pressione di Barranco. E ancora la Regina che attacca, c'è il fallo su Ragusa, non ravvigato però dal direttore di gara, che invece fischia il fallo di Salandria su Bonanno, e forse il fallo era prima su Nino Ragusa che aveva difeso quel pallone mettendo il corpo davanti all'avversario. Calaiò gira verso Ferrigno, Bonanno, adesso c'è la pressione, rischia tanto il Licata su questo pallone e decide di metterlo in fallo laterale, il numero 33 Ferrigno non vuole prendersi rischi nella circostanza. Ed è la Regina adesso che prova ancora a fare la partita con il numero 6 Ciam, c'è l'anticipo su Ragusa, colpo di testa, attenzione a Barranco, si inserisce Barranco, c'è l'uscita sui piedi, ancora la Regina, Provazza, incredibile cosa ha fallito Alessandro Provazza, porta completamente vuota Provazza, la porta era vuota e Calaiò si è immolato sostituendo Rossi. Non so se riusciamo a rivederlo nel replay dopo, ma è incredibile l'occasione di Provazza che con la porta spalancata è riuscito a centrare in pieno Calaiò. C'è intanto il fallo in zona d'attacco, ma è incredibile, rivediamola l'azione, eccola, porta completamente aperta,
Calaiò è andato su quel pallone, ma è molto lento, colpito da Provazza. Peccato, perché qui Alessandro doveva essere più cattivo nella conclusione e trovare la porta. Grande chance fallita dalla regina al sesto minuto per passare in vantaggio con Alessandro Provazza. Intervento alla disperata di Rossi sui piedi di Barranco, che però prima ha preso il pallone, poi ha preso un po' tutto di Barranco, che è andato a terra, ma nella ribattuta Provazza ha avuto la chance per portare i suoi in vantaggio. Parillà gira il pallone, Salandria, ancora la regina con Vesprini, cerca Provazza, c'è la pressione, va via Provazza, c'è l'imbucata per Barranco, non si capiscono i due. Barranco era andato un po' ad attaccare lateralmente quel pallone e invece Provazza glielo ha fornito centralmente. Barranco si è trovato il pallone alle sue spalle. Thank you.
Regina che attacca sempre con Salandria, lancio lungo a cercare il solito Ragusa nella profondità, chiede però di avere pallone. Prende con la rimessa dal fondo per la formazione gialloblu con Rossi che rilancia cercando il compagno D'Antonia, non riesce però ad arrivare su questo pallone il giovanissimo classe 2007 D'Antonia, regalando la rimessa alla Regina già battuta che riprende con Vesprini. L'inserimento è di Dall'Oglio che però non riesce a controllare questo pallone. Rimessa laterale affidata a Lanza, chiede ai suoi di sistemarsi meglio il numero 36. Lancio lungo di Lanza, colpo di testa di Girasole, palla per Barilla, confusione, c'è l'intervento di Dall'Oglio a recuperare il pallone, poi spazza via Ferrigno, colpo di testa di Girasole, altro colpo di testa di Salandria, lo stesso Girasole prova ad andare sul pallone, adesso è Bonacchi che cerca l'anticipo, Ciam, Bonacchi prova ad uscire, palla al piede, Bonacchi il 25 cerca la soluzione interna ma non si capisce con Barilla, il tocco dell'1-2, attenzione all'intervento duro ma regolare, recupera palla Salandria verso Ragusa, dribbling di Nino Ragusa, messo a terra, c'è il cartellino giallo per il numero 10, Bonanno dovrebbe essere lui ad essere andato in ripiegamento, no è sì, dovrebbe essere no, il 19 Marcellino, che ha commesso fallo su Nino Ragusa che rientrava con l'interno piede dribblando lo stesso Marcellino. Buona la posizione al quarto d'ora di gioco, questa buona chance sul pallone Jacopo Dall'Oglio. C'è anche il capitano Barilla. Combinazione potrebbe calciare in una posizione anomala col sinistro Barilla, ma crediamo più il destro Jacopo Dall'Oglio, che del rispetto della distanza che secondo noi non c'è in questo momento. Parte Jacopo Dall'Oglio, la deviazione! Jacopo Dall'Oglio, Zero Regina, la sblocca lui con questo calcio di punizione deviato dalla barriera, vantaggio che arriva al minuto 7 grazie a questo calcio
può aprirsi. Lancio lungo, cambia un po' adesso che il modo di interpretare la gara da parte del dell'Icata. Lancio lungo adesso, prova Barillà ad arrivare su questo pallone, la pressione di Salandria ed è Bonacchi che va dalle parti di Lazar. Il lancio lungo di Lazar termina direttamente sul fondo, non può arrivarci sul pallone Nino Ragusa. Rimessa affidata ad Antonia che cerca la profondità su Bonanno, anticipato da Ciam che riesce a rinviare, recupera il pallone Ragusa, prova ad andare l'uno contro uno, Nino supera l'avversario, viene messo a terra Nino Ragusa, vinto il rimpallo il numero 11 Amaranto ed è stato bravo a guadagnarsi questo calcio di punizione. Eccolo l'intervento, il rimpallo con il numero 5 Calaiò, è stato bravo Nino a tenere. Esprini, accompagnato dal dottore Favasuli. Il 5 anche con Maimone, istituzione Pasquale Favasuli, da lui sono passati davvero tantissimi calciatori che si legano in maniera viscerale. E intanto non ce la fa Vesprini ed entra Forciniti, dura botta dunque per Vesprini, costretto al cambio per Golizzi, trova il campo Luigi Forciniti, deve essere bravo adesso ad interpretare un po' ad
andare via sulla corsa Giannone, anticipato però dall'intervento del ripiegamento di Provazza, ancora lui di testa. Arranco prova ad andare su questo pallone, lancio lungo, forse c'è un contatto, ma è bravo ad anticipare Bonacchi Minacori. E riparte adesso Ciampa, a spazio e campo per salire il 6, invece si appoggia subito a Salandria che ritorna per ancora da Ciampa. Barilla adesso prova a far salire i suoi da dietro con Bonacchi, Girasole, gira il pallone, non affretta adesso la regina, Forcellini cerca l'inserimento di Provazza e mette questo pallone a rimorchio, arriva prima Barranco che non trova l'impatto con il pallone, poi Ragusa e calcia, un po' sorpreso però dal mancato impatto di Barranco, non trova l'impatto giusto con il pallone, adesso si alza in maniera esagerata. Ottimo però il pallone fornito da Forchiniti in profondità per Provazza, spesso che ha messo un buon pallone dentro nell'area piccola. Bomber Barranco non è riuscito prima a trovare di qua, poi Ragusa calciato alto. Riparte la formazione di Romano adesso, mettendo respiro sull'esterno con l'inserimento di Danconi anticipato da Ciampa, messa laterale in zona d'attacco per il Licata con Maimone, lascia però l'incarico a Danconia. Lazar invita i suoi all'attenzione, attenzione adesso, colpo di tacco qui di Bonanno a cercare l'inserimento. Riparte adesso in campo aperto la regina, gesto per questo pallone per Ragusa, torna adesso da Lazar, Lazar vuole il lancio lungo per cercare Barranco, anticipato di testa però la palla arriva a Rossi all'anticipo della spintata di Calaiolo, poco non favoriva il movimento di Barranco. Riparte adesso in Licata, Ferrino ad Apertosa, lancio lungo per cercare l'inserimento di Lanza, ripesca laterale per il Licata in zona d'attacco già battuta con Minacori e cerca Maimone, e adesso è Minacori, il cross, attenzione Lazar, la sua la sfera e chiede calma ai suoi per le partite, vedendo il pallone adesso Ciampa. Ciampa spinta il lancio lungo, il rinvio di Ciampa rimpallato dall'intervento di Maimone, chiede però un'altra rimessa a Ciampa, lancio lungo, molto lungo il jump dell'anticipo, arriva sul pallone Salandria, attenzione adesso a Barranco che allarga il gioco, uno contro uno adesso di Ragusa che prova la conclusione, ancora Ragusa, adesso riparte però velocemente il Licata, bravo qui Salandria a chiudere, riparte adesso la regina con Barilla a campo, Barilla, Nino che appoggia adesso a Dall'Ollo, Provazza, questa inversione sembra aver dato risultati alla formazione di Pergolizzi, Ciampa, Provazza nel dribbling, il cross, attenzione, arriva a rimorchio e cerca di recuperare il pallone Salandria, esce Maimone, cerca Minacori, Bonanno messo a terra, calcio di punizione, guadagna un buon calcio di punizione, Bonanno fa risalire i suoi, era l'unica cosa che poteva fare il numero 10 giallo-blu con 2-3 avversari che lo tallonavano, è stato bravo a difendere il pallone e a guadagnarsi il calcio di punizione, adesso è Pertosa
che cerca D'Antonia, la combinazione con Maimone, Minacori, D'Antonia, finta il cross, va via, si allunga però e si trascina il pallone sul fondo. Ottimo però il controllo orientato di D'Antonia, che era riuscito con questo gesto tecnico a superare Cham, si è trascinato il pallone sul fondo, fortunatamente per la formazione Amaranto, che riparte con Forciniti. Diciamo dell'inversione dei due esterni offensivi, Ragusa e Provazza. Attenzione però adesso al Licata, che è pericoloso, è bravo qui a chiudere ancora una volta Salandria, recupera il pallone però ancora Giannone, va via, servito Minacori, finta di Minacori, la conclusione, il muro di Salandria, pericoloso il Licata ancora con D'Antonia, Maimone, la giocata a due, la conclusione di Buonanno e la parata di Lazard. Occhio alla reazione del Licata. La combinazione Maimone, Minacori, Buonanno con la conclusione di quest'ultimo, è stato bravo ad allungarsi Lazard mettendo la palla in calcio d'angolo, calcio d'angolo che verrà battuto ad uscire dal numero 10 Buonanno. Occhio alle marcature. Parte il cross, il colpo di testa sul primo palo è di Dall'Oglio, che prova a far uscire i suoi, c'è la pressione adesso di Barranco, si va da Rossi che rinvia lungo. Ancora il Licata che attacca sempre con D'Antonia, che sta prendendo sempre più campo, il numero 14 giallo-blu, nonostante la giovane età, classe 2007, sta dimostrando tanta personalità questo ragazzo. La combinazione ancora a cercare lo stesso D'Antonia, c'è il fallo forse commesso da Provazza, no, non è di questo avviso il direttore di gara, che concede la rimessa laterale alla Regina. C'è il tocco qui di Dall'Oglio, che recupera però il pallone commettendo fallo su Marcellino, che era andato via. Adesso è Pertosa che lascia il compito a Calaiò. Ancora Pertosa, Calaiò, lancio lungo a cercare inserimento di D'Antonia, fa buona guardia qui Cham, ci mette il fisico sul 14 giallo-blu proteggendo la sfera, facendola terminare sul fondo. 32 minuti di gioco in corso, Regina 1, Licata 0, la sbloccata su calcio di punizione Jacopo Dall'Oglio grazie alla deviazione in barriera. Girasole, Forciniti nel ruolo insolito per lui, il quarto di difesa, c'è l'ottima combinazione, adesso il lancio in profondità a cercare ancora la punta Barranco, viene anticipato dall'uscita di Rossi. Manca il gol adesso a Barranco, certo che con i suoi numeri e le sue capacità ci si aspetta tanto dal numero 9 Amaranto. Attenzione adesso prova Nino Ragusa ad andare su questo pallone, va in pressione commettendo fallo però a giudizio del direttore di gara, dunque calcio di punizione già battuto da Marcellino verso Ferrigno, e il lancio lungo a cercare ancora una volta D'Antonia anticipato. Pertosa recupera il pallone, si va da Calaiò che è costretto a tornare indietro da Rossi,
va in pressione adesso Barranco, Calaiò riceve il pallone da Ferrigno, si abbassa per ricevere adesso Marcellino, il lancio lungo a cercare l'inserimento di Minacori, era Bonanno che ha commesso però fallo. Calcio di punizione affidato a Bonacchi. Continua a spingere la curva sud, lancio lungo di Ciam a cercare l'inserimento di Barilla che protesta, dice non l'ho toccata io, l'ultimo a toccare era Maimone. Inutile le proteste per Barilla. Prova a uscire, qui rischia tantissimo, recupera il pallone, attenzione a Barranco, 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 colpo di tacco, Barranco, Barilla, col sinistro Murato, Provazza, Murato, incredibile, la doppia opportunità, tripla opportunità per la Regina con la difesa giallo-blu che si è immolata, aveva rischiato tantissimo in uscita, qui la prima conclusione, il colpo di tacco di Barranco per Ragusa, la conclusione di Barilla, la seconda è di Provazza, forse qui già Ragusa avrebbe potuto calciare anche Barranco che invece con il tacco ha liberato Ragusa, però ha visto, posizionato bene Barilla che ha calciato da fermo con poca convinzione. Colpo di testa di Barilla, la parata in uscita è di Rossi che fa ripartire subito i suoi velocemente con D'Antonia che prova ad accelerare, D'Antonia va via, D'Antonia ha fatto quasi tutto il campo e si guadagna anche il calcio di punizione commesso da Provazza, è andato via il numero 14, ha accelerato, ottima gamba per questo ragazzo classe 2007. Di testa, la deviazione libera adesso Ragusa, rischio per la formazione Amaranto su questo insidiosissimo sinistro di Bonanno, lancio lungo adesso e la sfera è facile preda di Lazar che lì è uscito su questo pallone velenoso di Bonanno. Riparte adesso Nino Barilla, bisogna essere più incisivi, più cattivi nelle occasioni che la formazione Amaranto ha creato, apre il gioco adesso Dall'Oglio, chiama all'inserimento dal solito Rossi, lancio sul centrocampo Amaranto, preda di Dall'Oglio, recupera il pallone Forciniti, si appoggia a Girasole, adesso è Ciam
dribbling secco di Cham su Maimone, ancora Cham, va via Cham elegantemente, pallone adesso a Barilla, raggira l'avversario, si ritorna da Cham, c'è vicino, chiede l'inserimento, chiede di andare ad attaccare la profondità, Provazza dice te la do a giro, te la metto nello spazio, invece Provazza aspettava il pallone tra i piedi, rimessa laterale affidata a Cham, lunga come al solito dentro l'area di rigore, il colpo di testa a liberare Di Ferrigno, ma la rimessa laterale ancora per la Regina, è sempre Cham, questa volta invece va corto sul Dall'Oglio, ancora Cham, la deviazione di Minacori, la rimessa è ancora Amaranto, sempre con Cham che a questo punto prende qualche metro e vediamo, probabilmente deciderà. La rimessa lunga dentro l'area di rigore, c'è l'inserimento di Barilla, il colpo di testa è uno schema, Rossi blocca, fa ripartire subito i suoi, e adesso è Giannone che fa salire Lanza, ancora Giannone, dribbling secco, Giannone allarga il gioco, ancora Minacori, dribbling, ancora Minacori, cerca la collaborazione con Giannone, il tiro a giro, la palla termina fuori con Lazar che ha controllato, rivediamo il tiro a giro, Lazar controlla che il pallone termini la propria corsa sul fondo, cerca il lancio verso Forciniti, arpiona il pallone Luigi, entra dentro il campo, bravo Luigi qui in questo pallone difficile Dall'Oglio, adesso accelera, salta l'avversario, serve Barilla, allarga il gioco per Provazza, uno contro uno di Provazza, Provazza che non ha un controllo felice e quindi è D'Antonia che si è avventato su quel controllo non perfetto, non consentendo a Provazza di andare ad attaccare la porta dall'esterno. Rimessa laterale adesso in zona d'attacco per Cham, occhio all'inserimento di Barilla, Cham adesso mette questo pallone lungo dentro l'area di rigore, attenzione lo stacco di testa è di Girasole che ha la meglio su tutti, però non riesce a tenere bassa la sfera che si alza sopra la traversa, difesa da Rossi, quarantunesimo minuto di gioco in corso, 1-0 sempre per la formazione Amaranto grazie al gol siglato da Jacopo Dall'Oglio, colpo di testa adesso di Bonacchi in anticipo, recupera il pallone però adesso Bonanno che cerca l'inserimento di Giannone, Giannone alza la testa e cerca D'Antonia, lo trova D'Antonia di prima, serve Minacori, è bravo qui a capire tutto Girasole, occhio a questo pallone vagante a centrocampo, c'è la pressione di Parranco adesso su Rossi, il rinvio all'estremo difensore, il tocco di prima di Dall'Oglio per Barilla, Barilla va da Provazza, Provazza ancora Barilla, Barilla prova ancora l'inserimento di Provazza, Provazza cerca Barranco, non lo trova per la deviazione di Marcellino che evita la combinazione che avrebbe messo Barranco nella possibilità di guardare la porta con pericolosità, ed è adesso Barilla che prova a ricominciare. Ragusa, ancora Girasole, Bonacchi, non ha fretta adesso la Regina, Cham, Provazza viene incontro, cerca e trova la soluzione Dall'Oglio, la combinazione con Barranco, ancora Provazza che prova la conclusione, palla termina poco distante dal palo difeso da Rossi, però buona la manovra avvolgente della Regina che ha trovato e ha messo nelle condizioni di calciare seppur da lontano Provazza. Pesano però gli errori sotto porta proprio di
Provazza, che ha avuto veramente una grandissima chance che solo avrebbe consentito alla regina di realizzare il gol, ma anche al numero 20 di trovare fiducia con la marcatura. Gol che meriterebbe per l'impegno mostrato in questa prima frazione di gioco. Occhio però a Ragusa, che prova ad accelerare. Ragusa, ancora lui. Ragusa la mette dietro per Forciniti, anticipato, arriva di corsa Jacopo Dall'Oglio, anticipato nella conclusione. Qui Ragusa ha accelerato, è andato via, aveva messo un buon pallone dietro, anticipato però nella circostanza Dall'Oglio. Riparte ancora Provazza, uno contro due di Provazza. D'Antonia alla meglio, lo ferma, però è costretto a mettere il pallone in fallo laterale. Messa in zona d'attacco, che diventa però un corner con le mani quando è Cham a batterlo. Inserimento di Barillari, inserimento di Girasole e una soluzione offensiva in più per Rosario Pergolizzi. La rimessa laterale di Cham, lancio lungo dentro l'area di rigore, l'inserimento è di Girasole che non trova l'impatto con il pallone, va su questo pallone, Ragusa cerca di tenere il pallone basso, ci riesce ma non tanto da mettere forza alla conclusione. Il pallone arriva tra le braccia di Rossi, che fa sua la sfera. Bravo però qui Nino Ragusa, solo a trovare l'impatto con il pallone con tante gambe vicine, ma anche a tenerlo basso. Segno di grande qualità da parte del numero 11 Amaranto, che non ha certo bisogno di presentazioni. Tanto si alza l'urlo della Sud. Attenzione qui all'errore, che per poco non mette in condizione il Licata di trovarsi a tu per tu con il pallone. Qui è bravo Forciniti a recuperare il pallone e a far ripartire i suoi. Forciniti poi non controlla il pallone restituito da Barillari, e occhio però al Licata. Adesso Girasole qui libera, una situazione un po' difficile. Ragusa va via con una magia, Nino Ragusa si accentra, Ragusa, c'è l'inserimento di Barranco, arriva da questa parte Provazza, vediamo se mantiene il pallone in campo. Non ce la fa, il pallone è uscito. La soluzione forse è quella meno facile per Ragusa, che ha scelto di premiare Provazza quando poteva anche servire il taglio di Barranco che aveva incrociato, movimento che però ha favorito poi l'inserimento anche di Provazza. Passaggio leggermente lungo, Provazza ha dovuto rincorrere. Lancio lungo di Rossi, siamo in pieno recupero, questo finale di gara, il primo tempo. Finisce qui dunque la prima frazione di gioco tra Regina e Licata, finisce con gli Amaranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno su calcio di punizione deviato da Jacopo Dall'Oglio, che fino al momento regala i tre punti alla formazione Amaranto, che però nella ripresa non può e non deve accontentarsi di questo risultato, deve cercare di chiudere il match. Per poter far male alla formazione Amaranto, eccoli i ragazzi della Sud. Ed allora Regina in vantaggio grazie al gol di Jacopo Dall'Oglio per questo primo tempo ricco anche di occasioni create dalla formazione Amaranto, che però è stata un po' sprecona nel non concludere a rete le occasioni create. Davvero tutto per questa prima frazione di gioco tra Regina e Licata, terminata 1-0. Ci risentiamo per la ripresa per i secondi 45 minuti di gioco tra Regina e Licata.
Jacopo Dall'Olio, calcio di punizione. Cercare di alzarsi un po' di più per trovare la via del pareggio. La regina dovrà essere brava a sfruttare gli spazi e a chiudere la contesa. Lazar, girasole. Lancio lungo di Lazar. Controlla di petto Barranco, c'è il fallo su Barilla. Guadagna un buon calcio di punizione con tanta esperienza il capitano Amaranto. Cham. Il cross di Cham, si avventa sul pallone Barranco, ma è bravo Calaiò ad anticiparlo, riparte Bonanno, prova ad arrivare su questo pallone, è bravo a chiudere Cham e a rifugiarsi in fallo laterale. Prova la giocata qui e va via Maimone. Interessante la giocata, attenzione a Bonanno, la conclusione sull'esterno della rete e di Bonanno. Rivediamo il tutto, Bonanno provato con il sinistro, la rasoiata, ha fatto buona guardia Lazar controllando che il pallone terminasse sul fondo. Lancio lungo ancora per Barranco, uno contro due, Barranco su questo colpo di testa all'indietro, è bravo Rossi al limite dell'area di rigore a far sua la sfera e a far ripartire Ferrigno. D'Antonia, il lancio lungo, è bravo Forciniti ad intercettare la linea di passaggio, non si capisce con Dall'Olio, rimessa laterale già battuta, lancio lungo. Thank you.
rimessa laterale adesso affidata a Cham. 50° minuto di gioco in corso, sempre 1-0 per la formazione Amaranto. Lunga rimessa di Cham, colpo di testa di Pertosa, prova adesso a mettere ordine Giannone. La rovesciata è di Buonanno, c'è l'intervento di Cham su Minacori a chiudere. Questo è Bonacchi che con calma va dalle parti di Girasole, si apre e riceve Forciniti che è a campo e se lo prende tutto. La combinazione ancora con Ragusa che cambia gioco e chiama all'inserimento Cham, riceve palla Barilla, la fa sfilare, servito adesso Provazza, uno contro uno di Provazza, va via Provazza, c'è l'inserimento di Barilla, corto il tocco di Provazza, alla meglio la difesa giallo-blu con Marcellino che però non riesce a servire bene Ferrigno, la regalando la rimessa laterale per la Regina. Cham, continua a spingere la curva sud. Cham lancia lungo, colpo di testa, solito schema, attenzione alla conclusione, la botta di Dall'Oglio, Murata, poi è il Licata che mantiene la sfera in campo, qui Minacore recupera il pallone, l'ultimo a toccare però è lui. La rimessa è per la Regina. Forciniti chiama a venire incontro Ragusa che riceve in questo momento controllo, il tocco di ritorno per Forciniti, c'è la combinazione, ancora Forciniti di testa, va via Forciniti, prova ad andare anticipato, qui adesso è Barranco che va in pressione su Ferrigno che si libera però dell'attacco di Barranco e prova a far salire i suoi, la combinazione adesso è con Giannone, Giannone ancora lui, scambia e riceve il pallone Marcellino, questo pallone messo di testa ottimamente servito Buonanno che si è inserito bene anticipando di testa spizzando il pallone in maniera debole però facile preda per Lazar. Riparte adesso Forciniti, Ragusa non riesce a servire Barranco, se no Ragusa ha speso tanto in questa prima frazione di gioco, qui è bravo ad andare via Dall'Oglio, cercava di servire Ragusa, recupera il pallone, apre il gioco per Cham, spinge Cham, dribbling secco di Cham su Maimone e subisce fallo. Ottima l'incursione di Cham che ha saltato secco Maimone e lo ha messo giù. Buon calcio di punizione ottenuto da Cham. Buona la prestazione del numero 6 Amaranto, sia in fase difensiva, si è proposto anche tante volte. Tanto a terra è rimasto adesso calciatore giallo-blu. Il contrasto ha avuto la peggio. Essere Calaiò, occhio alla combinazione su questo calcio di punizione, sul pallone Ciccio Salandria e Barilla, vedremo se sarà Nino a mettere questo pallone dentro di sinistro tagliato o invece Salandria con il destro a giro sul secondo palo. Tanto Girasole è pronto all'inserimento, minuto 55
e Barilla con il sinistro che mette questo pallone tagliato, non ci arriva Ciam, la conclusione di Dall'Oglio richiama l'attenzione del direttore di gara per un tocco di mano sulla sua conclusione. Occhio qui al pallone verso Lazar, che è bravo a rinviare lungo. Ciam di testa, al calcio d'angolo adesso per il Licata, si lamenta Ragusa. Tutte le torri giallo-blu dentro l'area piccola Amaranto, Provazza ad andare a chiudere in questo corner corto battuto, si è un po' complicata la vita il Licata. Attenzione ad Antonia che mette dentro questo pallone, esce fuori Bonacchi, recupera ancora D'Antonia, ancora il Licata con Maimone, la combinazione con Minacori, la conclusione, la deviazione, attenzione, non ci arriva su questo pallone Buonanno che prova a tenerlo in gioco, ma il pallone ha superato la linea di fondo e dunque si riprende con la rimessa di Lazar. Far ripartire i suoi. Tanto esce il capitano Barilla ed è pronto Porcino e fa il suo ritorno in campo dopo il problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo. Toti Porcino prende il posto di Nino Barilla. Il capitano, vedremo come si sistemerà, intanto è pronto anche Adesio.
adesso vedremo come si sistemerà un po' la formazione Amaranto senza il numero 9, chiaro il cambio anche di modulo. Qui lotta Porcino, recupera il pallone Salandria. Lungo da essersi messo a specchio un po' adesso per Golizzi. Con Provazza e Ragusa in avanti, si è passati a un 3-5-2. Bravo Adegio, controllo di Ragusa che sbaglia però il tocco per Forciniti, che è ritornato nel suo ruolo di pertinenza ed è fuori gioco segnalato dall'assistente. Si riprenderà con il calcio di punizione per gli Amaranto. Adegio, Girasole, Toti Porcino, un po' rivisitato sia gli uomini che lo schieramento. Attenzione Adegio, qui incespica sul pallone, rischia tantissimo, prova a tenere in campo e ci riesce, bravo nella circostanza Dall'Oglio, che ha tenuto in campo un pallone davvero impossibile e poi ha consentito al compagno di andare in pressione sull'avversario, che è stato costretto a dare il pallone in fallo laterale. Qui c'è il fallo su Ragusa, che guadagna un buon calcio di punizione facendo salire i suoi. Dicevamo, un po' rivisitato lo schieramento e il modulo, tornando al 3-5-2 con Toti Porcino esterno. Attenzione a Forciniti che arriva su questo pallone. Ciam recupera il pallone, lo mette giù, ragiona, si appoggia a Salandria, ancora Ciam in orizzontale, cerca l'inserimento di Provazza. Ciam lo trova, attenzione a Provazza, uno contro due, Provazza fermato. Ancora il lancio lungo, la ripartenza adesso del Licata, che prova ad andare via con il solito Bonanno, fermato però dall'onnipresente Salandria. Combinazione con Ciam, è a campo adesso Forciniti. Forciniti cerca l'inserimento e premia Jacopo Dall'Oglio, che prova subito a far viaggiare Porcino. Porcino la mette sul secondo palo, non ci arriva nessuno. Ottima l'iniziativa di Toti Porcino, che è andato via e ha messo un buon pallone sul secondo palo. Nessuno però aveva attaccato largo sul secondo palo quella zona di campo. Peccato. Adesso prova ad uscire il Licata. Bonacchi anticipa l'avversario, Adegio pulisce il rinvio, arriva però Calaiò, ancora lui, si torna da Rossi, Ferrigno si apre per ricevere, Rossi preferisce andare da Pertosa che si alza, prova a guadagnare campo adesso il numero 46 Pertosa, lancio lungo a cercare Lanza, fuori misura. C'è un cambio adesso
Furina. Quindi Furina pronto al posto di Ferrigno. Prova a giocarsi adesso con coraggio Romano il match per riequilibrarlo. Quindi Furina al posto di Ferrigno, difensore in meno e un attaccante in più. Questo finale di gara che è rimasto in equilibrio, qui chiude. Bonacchi, rimessa in zona d'attacco per il Licata. Prova la rimessa lunga, Furina prova ad andare di testa, libera il pallone adesso Ciam, c'è la pressione di Provazza che anticipa di testa il diretto avversario, guadagnando rimessa laterale. Girandola di cambi adesso al Granillo. È pronto Perri. Ed esce Ciam. Dunque Marcel Perri trova nuovamente il campo. Un giocatore di grande talento. Lo scorso anno ha tenuto in piedi per larghi tratti del campionato con i suoi gol la formazione Amaranto. Quest'anno ha trovato poco spazio. Chance in questo finale di gara per Marcel Perri, dunque, per incidere anche nelle scelte e nelle gerarchie dell'allenatore. Messa laterale lunga a cercare Forciniti, l'anticipo, il pallone che termina dalle parti di Lazar, che controlla con calma ed è pronto a far risalire i suoi. Adesio, lancio lungo adesso, colpo di testa, subisce una grande botta qui Ragusa, si ferma perché anche l'avversario è a terra, colpo tra la nuca. Ragusa che ha subito una grande botta, va a terra adesso, fronte e nuca, con Ragusa che è costretto ad andare a terra. Arriva il dottore Favasuri a sincerarsi delle condizioni di Ragusa, che è rimasto a terra, nel frattempo si è rialzato. Calciatore del Licata, è rimasto a terra invece Ragusa. No, quelle classiche fronte contro nuca che insomma sono rischiose per l'incolumità dei calciatori. Tanto una sorta di cooling break tra i calciatori che si dissetano. Settantesimo che scocca in questo momento in corso, 20 più recupero al termine di Regina Licata, gli Amaranto in vantaggio per una rete a zero. Una ripresa che visto la formazione Amaranto controllare il match, tenendolo però fino al momento ancora in bilico, quello che bisogna evitare soprattutto in queste gare casalinghe è quello di chiudere le partite e non rischiare di dover far rimanere in partita l'avversario. Adesso c'è la pressione proprio di Ragusa sul portatore di palla. Prova a girarsi adesso Marcellino, anticipato ottimamente
l'intervento Amaranto, e adesso è ancora il Licata che attacca sulla corsia di sinistra con Minacori, punta Minacori si accentra, il tiro, il colpo di testa di Girasole, attenzione perché la palla rimane là, c'è il tocco dietro per Maimone che prova la conclusione, però sul fondo con deviazione, dunque corner. Adesso la formazione Amaranto un po' in apprensione, in apnea. Calcio d'angolo affidato come al solito al piede di Buonanno, il cross di Buonanno, lo stacco di testa è di Ragusa, è piazzato sul primo palo, libera e dà una mano alla formazione Amaranto. Occhio alle marcature, ancora Buonanno sul pallone, si spinge dentro l'area di rigore, il cross di Buonanno, lo stacco, la deviazione, attenzione perché l'intervento di Lazar è provvidenziale. Ancora corner, Licata adesso ci crede, e la formazione di Pergolizzi appare un po' paventata dagli attacchi giallo-blu. 72esimo minuto di gioco in corso, 1-0, D'Antonia dall'altra parte prova a mettere dentro questo pallone. Salgono le torri, il cross è sul primo palo, la deviazione è di Furina che anticipa Ragusa e colpisce però la palla mandandola alta sopra la traversa, attaccato il primo palo. Qui rivediamo l'intervento incredibile, Minacori che cosa si è divorato ad un passo dalla linea, è riuscito ad alzare il pallone sopra la traversa. Che rischio per la formazione di Pergolizzi. Stacca Ragusa, anticipato, arriva di gran carriera Salandria, anticipato qui Provazza dall'intervento di Lanza. Fallo laterale in zona d'attacco per la Regina che attacca sull'asse di destra, rimessa affidata a Bonacchi. Ragusa prova ad inserirsi su questo pallone, bravo Provazza a metterci il gambone, stacco di Adejo, recupera il pallone però il Licata, colpo di testa di Minacori a cercare Furina, anticipato da Adejo che subisce anche fallo. Non ha prodotto il cambio di modulo un atteggiamento di sicurezza, di tranquillità e soprattutto di pericolosità verso la porta avversaria, tanto continua, incessante. La combinazione, l'1-2, Marcel Perri che dà una mano in ripiegamento difensivo, ma è ancora Buonanno che recupera il pallone, è il Licata che adesso ha invaso la metà campo, Amaranto con la Regina che si difende, la combinazione, Salandria prova ad uscire, Maimone va su questo pallone, bravo Salandria a recuperarlo, Ragusa fa salire i suoi, sbaglia però il controllo, attenzione perché si è fermato dall'olio, fermato dall'olio in questo tocco di Ragusa che era abbastanza preciso,
per Dall'Oglio, si è fermato e si è toccato la gamba Dall'Oglio. Gioco fermo per prestare le cure al cooling break. Entra in campo il medico sociale Favasuri. Diciamo cooling break, rimasto a terra Jacopo Dall'Oglio, rimasta la gamba sul terreno di gioco o probabilmente più un problema di natura muscolare. Eh sì, probabile cambio per Jacopo Dall'Oglio. Ed entra René Lus al suo posto. Non ce la fa Jacopo Dall'Oglio, autore del gol. Fino al momento decide il match del Granillo tra Bertoni e René Lus. Dunque prende il posto di Jacopo Dall'Oglio. Bisogna tenere duro questo finale. 12 più recupero al termine di Regina Licata, che vede Iamaranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol appunto messo a segno nella prima frazione di gioco su calcio di punizione da parte di Jacopo Dall'Oglio, appena uscito dal terreno di gioco. Si arrabbia Romano, che scaramenta, se la prende con la bottiglietta. Messa laterale per la Regina, affidata a Bonacchi, chiede di venire incontro Bonacchi ai compagni. Intanto c'è l'ammonizione per quel gesto di Romano. Ammonito dunque il tecnico siciliano. Rimessa laterale per Bonacchi. Cerca la combinazione Forciniti con Provazza. Provazza cerca l'uno contro due, il cross, la deviazione. Forciniti si gira, cerca l'area di rigore. Rinvia lunghissimo Furina, attenzione ad Adesio che di testa è bravo a rifugiarsi sulla Sar, che va in presa sicura a terra e adesso chiede di far salire i suoi. Riparte da Adesio. Adesio, Salandria, controlla, non tiene il pallone, lo recupera adesso, però se lo trascina in fallo laterale Bonacchi, regalando di fatto la rimessa in zona d'attacco a Lanza, pronto a mettere dentro questo pallone. Lunga rimessa di Lanza, colpo di testa di Girasole, attenzione perché arriva Furina, controlla Giannone, adesso è il Licata al limite dell'area, qui Adesio libera l'area di rigore, serve René Lu che controlla il pallone. René Lu prova ad andare in velocità, René Lu cerca la giocata con Ragusa, tiene questo pallone, va René Lu, René Lu, attenzione alla ripartenza di René Lu, fermato ancora però la Regina, che prova a cercare adesso Forciniti, controllo Forciniti, va via con eleganza Luigi Forciniti, ancora lui Forciniti, cerca di servire Bertoni René Lu, ma che cosa ha fatto Forciniti? Ha arpionato il pallone ed è andato via in dribbling secco. Ma come ha messo giù quel pallone Forciniti?
si alza forte l'urlo della Sud, che capisce di aver bisogno la squadra del proprio. Andrea, il cro. Ed è Rossi ora che vuol far ripartire i suoi. Gioco è fermo però. Altro cambio, due cambi. Saito è pronto al posto di Marcellino ed è pronto anche il numero 8 giallo-blu, quindi Saito. E Ongilio. Quindi esce anche Giannone ed entra Ongilio. Non dovrebbe cambiare nulla tatticamente per Romano alla ricerca del pareggio. Adesso però la regina deve essere brava a difendersi e a trovare gli spazi giusti per colpire. Colpo di testa di Forciniti. Ragusa prova a mettere, a tenere questo pallone. Bravo però ad anticiparlo il neo entrato Ongilio. Attenzione all'Licata adesso dentro il rigore. La conclusione che per fortuna degli Amaranto termina alta. Ha perso anche tanto tempo nel controllare questo pallone. E la regina ha regalato tanto tempo al calciatore dedicata per colpire in porta e si è divorato veramente un'altra chance il Licata dopo quella di Minacori da neanche un metro dalla linea di porta. È arrivata questa adesso da parte di Pertosa. Colpo di testa adesso di Girasole, recupera ancora il pallone il Licata con Buonanno. La spaccata di Adegio a liberare Bertoni Renelù che prova a dare una mano. Rimessa laterale per il Licata che ci crede. Minuto 83, sempre regina in vantaggio. Ragusa che va in pressione adesso il portatore di palla giallo-blu. Si alza anche Provazza, non intercetta Renelù questo pallone. Attenzione adesso a Furina, va a chiudere la diagonale difensiva Bonacchi, il cross, attenzione, fa buona guardia Lazar che blocca il pallone e fa ripartire Forciniti. Forciniti prova a spingere la corsia tra servito Provazza, salta l'avversario Provazza, centralmente si inserisce Perri che sbaglia però il tocco per Renelù e riparte adesso. Le due squadre sono davvero spaccate in due. Riparte indicata adesso, accelerazione, va via, attenzione a Furina. Furina, c'è l'arbitro che si mette di mezzo, ferma il gioco il direttore di gara, ma ha fermato davvero una ripartenza pericolosissima perché il pallone stava terminando sui piedi di Minacori. Rivediamo la presa alta di Lazar, sicura, buona la prestazione dell'estremo difensore amaranto. Qui adesso vediamo cosa deciderà il direttore di gara, che metterà il pallone per il Licata, che se giocherà subito per attaccare la porta o riprenderà il gioco da dietro. Va subito in pressione Salandria su Ongilia, ne è entrato, c'è il fallo, un po' ingenuo qui il fallo di Salandria che concede ad Ongilio la punizione pericolosa. È diventato capitano Salandria, va a difendere meglio qui il pallone Salandria. Occhio adesso a Maimone, Ongilio, posizione quasi la stessa da dove
Dall'Oglio ha colpito nella prima frazione di gioco. Ongilio sembra intenzionato, si sono allontanati tutti. Ne è entrato Alvaro Giuliano Ongilio, classe 91, tanta esperienza per lui. Lazar cura con dovizia di particolari la barriera, chiede di stringersi. Ongilio, Bartelotto, la conclusione centrale, ma buona guardia Lazar che va a terra con sicurezza e blocca. Pallone velenoso, è passato tra l'altro in mezzo alla barriera che si è aperta, aveva raccomandato Lazar di non aprirsi, invece quel pallone è passato proprio in mezzo alla barriera. Errore marchiano qui della barriera, che può saltare ma non si deve aprire. Forciniti stacca di testa con Ongilio, anticipato, recupera il pallone però Marcel Perri, che subisce fallo, prova a mettere ordine. Marcel Perri in mezzo al campo, guadagna un buon calcio di punizione. Minuto 87. Adegio, lancio lungo a cercare Provazza, la mette giù Alessandro. Adesso è Salandria, Forciniti, il cross sul secondo palo a cercare René Lu, che adesso va, gioco fermo però, René Lu era appunto in fuorigioco sul cross. Si riprende con Rossi, che aspetta che i suoi salgano il più possibile. Eccolo il rinvio di Rossi, stacco di testa di Porcino, prova ad andare sul pallone René Luma, non ci arriva, rimessa laterale ancora per Indicata, che chiaramente in questo finale cerca il forcing. Guadagna metri il Licata, ancora rimessa in zona d'attacco, adesso salgono un po' tutti, lascia l'incarico, l'incombenza a Lanza, che cercherà questa rimessa lunga dentro l'area di rigore. Amaranto, eccolo, stacco di testa ad anticipare di Furina, Provazza anticipa, attenzione alla ripartenza, prova campo aperto, Provazza cerca di servire in profondità, Ragusa entra dentro l'area di rigore, Ragusa la mette, non ci arriva però René Lu. Ragusa che per un attimo pensavamo potesse addirittura tirare in porta perché Rossi era fuori, forse intento nella corsa, Ragusa non se n'è accorto, non se l'è sentita di calciare in porta. Lancio lungo adesso del Ragusa che cerca Furina, anticipo di Adegio, mette giù il pallone Lanza, va via con un buon dribbling, ma interviene Salandria che recupera il pallone e sbaglia però il tocco per Perri. Ingenuità qui nella fase di possesso palla, perso un brutto pallone, recupera adesso Minacoli, c'è l'inserimento, arriva come un treno, Lanza il cross, bravo Lazar sul secondo palo a battezzare il pallone, applaudito da Toti Porcino. Scelta di tempo perfetta sul cross. Lazar si prende tutto il tempo, ultimo giro di lancette e poi sarà solo recupero. Vedremo quanto sarà il recupero deciso dal direttore di gara. Siamo al 90° colpo di testa, adesso è ancora Buonanno che ha ancora energie, cerca adesso l'inserimento ancora di Saito. Angilio cambia tutto per Lanza, si propone, riceve Minacoli largo, Minacoli 1 contro 3, Minacoli fermato dall'ottimo intervento di Provazza che dà una mano, non c'è più nessuno però lì in avanti a tenere questi palloni. La regina di fatto ha un po' rinunciato
a giocare. Lancio lungo, attenzione, qui deve chiudere Girasole, ha un attimo di esitazione Bonacchi verso Salandria, Salandria per Forciniti, ancora Salandria, la combinazione tra i due, ancora Forciniti, tiene il pallone la regina, Forciniti, adesso è Provazza che prova ad accelerare, va Alessandro in velocità, Provazza cerca l'inserimento di René Luma, era terminato in netto fuorigioco. Avrebbe dovuto dare via prima questo pallone Provazza per non far trovare in fuorigioco René Lu. Primo minuto di recupero che è andato via, difende la regina, attacca il Licata, Adesio di testa anticipato, commesso fallo però da Bonanno, ottimo l'intervento difensivo di Daniel Adesio che guadagna un buon calcio di punizione. Cambio, esce l'ex di turno Maimone, entra Pino, l'ex Amaranto Maimone esce per fare spazio in questi minuti di recupero a Pino, calcio di punizione per la regina. Lazar indica dove vuole mettere il pallone a Ragusa. Dice vai lì che sto per lanciarti. Si prende tutto il tempo necessario Lazar. Lancio lungo a cercare proprio Ragusa. Va Provazza a intercettare questo pallone, bravo a chiudere in spaccata, adesso è Pino che recupera questo pallone, la mette giù Furina, lo trattiene per la maglia Salandria, anche qui ingenuamente il fallo molto distante dalla porta, non serve quel fallo per regalare una soluzione offensiva agli avversari. Ed è infatti indicata che si riversa tutta dentro l'area di rigore Amaranto, il cross sul secondo palo lo lascia sfilare, la palla rimane però in campo, Pino recupera il pallone, Minacori va in pressione, Provazza a dare una mano, rimessa laterale in zona d'attacco per indicata, Minacori entra dentro l'area di rigore, adesso Lanza mette questo pallone dentro l'area di rigore lungo, dentro l'area di rigore, il colpo di testa, attenzione a questa palla sulla ribattuta, c'è il fallo di Ragusa, fallo di Ragusa che regala un calcio di punizione e una ennesima opportunità al Licata in questo finale, 94esimo minuto in corso. Un minuto e mezzo al termine di questa contesa, ma il Licata però ha una chance importante adesso. Calcio piazzato, bacia il pallone Bonanno, distanza importante ma le qualità tecniche del numero 10 giallo-blu possono certamente creare pericolo, quindi bisogna fare attenzione, la barriera non deve aprirsi, Lazar attento, chiede il rispetto alla distanza, parte Bonanno, la conclusione, il miracolo di Lazar, attenzione ancora la palla rimane lì dentro l'area di rigore, René Lu prova a metterla fuori, Pino va sul pallone, Adesio, esce Adesio e termina, fa terminare il pallone in un fallo laterale, ma gran parata di Lazar, gran parata di Lazar, rimessa laterale ancora per indicata, offre la regina, il cross, il colpo di testa di Perri, arriva alla conclusione di Bonanno, schiacciata, c'è forse un tocco, no, rivediamo la parata di Lazar a mano aperta con le due manone messe a difesa del palo, c'è ancora calcio d'angolo, c'è da soffrire, stanno per scadere adesso i 5 minuti di recupero ma si gioca ancora al Granillo, ci sono tutti gli effettivi dentro l'area di rigore dedicata a provare il forcing finale, l'ultima chance, parte il cross sul primo palo, attenzione la palla rimane lì, rimpallo e la
sfera termina sul fondo, la rimessa della Regina, finisce qui, non c'è più tempo, non c'è più spazio, la Regina porta a casa tre punti importanti, certo non attraverso una delle migliori prestazioni, ma l'importante era vincere e guadagnare questi tre punti che sono arrivati grazie al gol realizzato da Jacopo Dall'Oglio nella prima frazione di gioco su calcio di punizione. Ma quanta sofferenza in questo finale per gli uomini di Rosario Pergolizzi, che hanno davvero rischiato tanto, soprattutto per delle ingenuità, per dei regali, per dei falli commessi in zone del campo dove davvero non è spiegabile. Però la stanchezza può anche incidere nel finale in questo tipo di errori. L'importante era però portare a casa la vittoria e la Regina lo ha fatto. C'entra la vittoria in la prima di un trittico importante. Si gioca mercoledì, si gioca nuovamente domenica e quindi era necessario iniziare questo trittico di partite col piede giusto e centrare i tre punti. Tre punti dovevano essere, tre punti sono stati. Rivediamo intanto la prodezza di Lazar, che in volo ha evitato che il pallone terminasse in porta con una strepitosa parata e dunque dimostrando tutte le proprie qualità per il giovane under della Regina. Intanto i calciatori Amaranto si raggruppano e vanno verso la curva sud, che anche oggi ha davvero spinto come non mai, capendo soprattutto nel finale la necessità del sostegno che la squadra aveva soprattutto in questo finale di gara. Adesso la formazione Amaranto va giustamente a ringraziarli per l'incessante sostegno anche nel match contro il Licata. Ve la facciamo ascoltare dal vivo, live. Gol siglato nella prima frazione di gioco da Jacopo Dall'Oglio sul calcio di punizione con una deviazione chiaramente importante che ha caratterizzato e ha determinato il vantaggio Amaranto. Dal Granillo, da Paolo Amedeo è davvero tutto, un abbraccio a tutti voi e a risentirci a domenica prossima per la prossima gara casalinga della formazione di Rosario Pergolizzi.